Freda, su questo stesso tema, Italia dei Valori. Sì, anche qui c'è questo leitmotiv sul fatto che l'Europa non ci aiuta. In realtà la dichiarazione della responsabile dell'immigrazione dell'Unione Europea dice che l'Italia spesso non fa le domande giuste, cioè nel senso che sono stati messi a disposizione molti fondi, 30 milioni l'anno scorso, 310 milioni. Per 30 milioni di straordinario, 300 milioni, 310 per l'ordinario, altri 215 penso sui fondi strutturali 2014-2020. Teniamo conto che l'Italia ha gestito l'anno scorso, nel 2013, 28.500 profughi, mentre la Germania ne ha gestiti 215.000 e 65.000 la Francia. Quindi chiaramente i numeri ci dicono che abbiamo un problema di accoglienza, i fondi vengono messi a disposizione, forse non sono abbastanza, ma noi dobbiamo essere in grado di chiedere fondi su dei progetti, perché cosa li vogliamo? E poi evidentemente coinvolgere tutta l'Europa, perché è vero quello che si diceva, spesso queste persone attraversano l'Italia, ma si dirigono altrove, quindi evidentemente ci vuole un progetto. Però io ritorno a dire che l'Italia deve fare la sua parte. Noi non possiamo solo lamentarci e aspettarci che l'Unione Europea ci risolva i problemi. Dobbiamo essere in grado di chiedere e di presentare dei progetti per cambiare le cose se le vogliamo cambiare. Quindi l'Italia, l'Europa aiuta se l'Italia in qualche modo diventa propositiva, questa è la tesi dell'Italia dei Penso di valori. sì. Filippi, Forza Italia. Io premetto che io sono cattolico, non sono razzista, ma sono fortemente contrario all'operazione Mare Nostrum voluta da Renzi e d'Alfano. Diciamole le cose come stanno. E i giornali nazionali hanno detto che nel prossimo mese arrivano in Italia 800.000 persone, cioè un'invasione. Allora, basta, non possiamo più essere i più buoni, dare la colpa all'Europa, dire l'Italia non fa i progetti. No, noi blocchiamo le frontiere, come ha fatto la Spagna, come ha fatto Cipro. Poi se l'Europa viene qui, risolvono i problemi, bene, ma basta progetti, basta. Cioè l'Europa ci prende in giro. Quindi io sospenderei l'operazione Mare Nostrum, mi dispiace, però non possiamo noi affamarci per gli altri, perché c'è il problema del lavoro che è connesso. Ma se un ragazzo ha bisogno di mangiare, lavora a 2 euro all'ora, lavora a 1 euro, lavora 50 centesimi, ed è chiaro che il lavoro va in tilt, il sistema crolla, il sindacato non serve più. Non siamo in grado di sopportare tanti immigrati, perché è vero che qualcuno passa, intanto usi i nostri treni gratis, intanto va nei nostri ospedali gratis, intanto usi i nostri trasporti gratis e comunque impoverisce l'Italia perché portano le malattie e la povertà in Italia. E noi dobbiamo cambiare rotta. Non va bene questa operazione, dobbiamo sospenderla. Quindi sospendere, ma sospendere tutte le politiche per l'immigrazione, cosa? Sospendere le politiche per l'immigrazione. Noi non siamo più in grado di sopportare un'invasione. A me non interessa l'Europa. L'Europa viene qui, ci dà degli sghei contanti, ci porta degli uomini, ci mette della polizia e i carabinieri. Non che noi usiamo il nostro esercito, la nostra marina militare, le andiamo ad accogliere, ma scherziamo, questi qui ci prendono in giro. Cioè, io non riesco a concepire Renzi e Alfano che continuano con questa operazione, cioè è un danno per l'Italia incalcolabile. Bastianel, scelta Allora, europea. sì, la prima cosa da fare sul tema dell'immigrazione per avere un approccio significativo e concreto a questo problema è che tutti i neoeletti parlamentari europei italiani, magari insieme a quelli delle altre nazioni, propongano al Consiglio europeo che l'immigrazione diventi materia europea. Una volta che abbiamo fatto questo passo, che è fondamentale per riuscire ad avere un approccio appunto concreto al problema dell'immigrazione, allora si possono fare delle proposte. Io personalmente chiederei alla Corte di Giustizia europea che fosse lei o una sua diramazione a valutare gli ingressi e le richieste di asilo politico. E dopodiché, una volta valutata a livello europeo, possono essere gli uffici della Corte di Giustizia europea a smistare gli immigrati sui vari stati e quindi cercando di alleggerire il peso di quegli stati di frontiera come la Spagna, il Portogallo, l'Italia, che oggi subiscono tutti i problemi che hanno citato i colleghi, per fare in modo che ci sia una maggiore solidarietà e una maggiore distribuzione dell'afflusso, dell'ingresso degli immigrati. Un'altra cosa che è fondamentale fare è quello che ci sia una task force importante a livello europea che combatta l'immigrazione clandestina. È solo agendo su questi fattori che potremo evitare che ci siano le orde che sbarcano in Italia e che partano dalla Libia, dal Nord Africa. E quindi avere una task force che si occupi di questo problema che è il
il più significativo per l'immigrazione, credo sia importante per riuscire a risolvere il problema. Interessante quello che lei dice, si collega a questa domanda successiva, perché lei dice l'immigrazione specificamente non è un tema delle politiche europee, il tema più generale è politica estera e di sicurezza, e quindi è un'osservazione importante. Questo che voglio sottolineare adesso è che obiettivamente i cittadini europei, italiani in particolar modo, sanno poco dell'Europa, sanno poco del peso che le politiche europee hanno, a volte anche parlamentari, lei dice. Quindi che peso ha il Parlamento europeo e insieme le altre istituzioni diverse dell'Unione sulla vita dei singoli paesi? La domanda è come creare, secondo voi, un legame più forte fra eletti, eurodeputati per esempio, che sono quelli che vivono in prima persona, diciamo, la vita dei parlamenti e delle istituzioni europee, ed elettori e cittadini. E quanto si preoccupano i vostri partiti di creare un contatto più consapevole fra cittadini e istituzioni europee? Una volta eletti, gli eurodeputati scompaiono, diciamo così, dalla faccia degli organi di informazione. E questo non per, come dire, cattiveria spesso degli organi di informazione, c'è disinteresse spesso anche in questi, ma molto spesso perché si sottraggono gli stessi eurodeputati al confronto, al contatto. Cominciamo da Filippi. Beh, noi non ci sottraiamo, e noi siamo in mezzo alla gente, siamo abituati a stare in mezzo alla gente, quindi qualora dovessimo essere eletti siamo emiliani, rimaniamo in Emilia, porteremo quei contributi che riusciamo a portare in Emilia, perché fino adesso sono arrivati in Veneto, e dobbiamo informare i cittadini che l'Europa sta diventando sempre più importante. In regione Emilia-Romagna, dove io ci sono da una decina d'anni, l'80% delle regole, l'80% dei regolamenti, l'80% delle direttive vengono fatte su richiesta dell'Europa. Tutti i finanziamenti all'agricoltura sono fatti su finanziamenti europei. Ormai l'Europa, diciamo, è la mamma che governa tutte le economie. Dobbiamo modificare anche questo governo, perché la nostra agricoltura sta impoverendo, mentre stanno arricchendo l'agricoltura della Romania, l'agricoltura dell'Ungheria, l'agricoltura di quelli che erano i paesi poveri. Noi vendiamo i trattori, loro le comprano. Così non possiamo andare avanti. Questa Europa deve mantenere gli stati forti, forti, e deve aiutare gli stati deboli, ma non può aiutare gli stati deboli impoverendo quelli forti. C'è qualcosa di diverso da chi vive dentro le istituzioni europee. Ecco. Ma fino adesso gli italiani, secondo me, non si sono comportati sufficientemente bene. Cioè sono molto assenteisti gli eurodeputati. Abbiamo sentito che sono i più assenteisti nelle riunioni. Io in regione ho partecipato al 100% dei consigli regionali e al 99,9% delle mie commissioni. E se vado in Europa parteciperò a tutte le commissioni e a tutti i consigli d'Europa. Farò il mio dovere nell'interesse degli italiani, perché se andiamo lì, lo dico a tutti e quattro, andiamo lì per fare gli interessi del nostro popolo, non andiamo lì per prendere uno stipendio che lo prendiamo anche in Italia. Movimento 5 Stelle, che sulla comunicazione investe tanto. Ma voi dovete vedere quello che sta succedendo adesso. I nostri parlamentari lavorano dal lunedì al venerdì, sabato e la domenica sono nelle piazze. È quello che ci impegniamo di fare noi parlamentari, europarlamentari. Poi c'è un altro problema. Il problema è che i nostri parlamentari non fanno bene il loro mandato. Cioè abbiamo visto Salvini, è un europarlamentare, è da un anno che non c'è in Parlamento. La Serracchiani è un europarlamentare, ha interrotto il mandato per fare carriera politica, e questo è inaccettabile. Poi diciamo che in Europa c'è una totale mancanza di trasparenza, non si sa i fondi dove vengono, come vengono gestiti, non si sa bene come andare a reperire le risorse, e le risorse europee per la maggior parte sono gestite dagli enti pubblici nostri, e c'è una totale incapacità dei nostri politici attuali, che non sanno neanche parlare le lingue, e dei dirigenti dei nostri enti pubblici. Perciò prima di tutto dobbiamo mandarli via tutti, le prossime elezioni non votateli, e chi pensa di non andare a votare vada a votare, scelga qualcuno, perché altrimenti le cose rimarranno così. C'è poi una completa e totale mancanza di democrazia nelle istituzioni europee. Nessuno sa che il Parlamento non ha iniziativa legislativa, cioè la Commissione propone dei disegni di legge e i parlamentari devono solo
accettarle o porre veto. Cioè, questo è proprio incomprensibile. Non ci sono neanche strumenti di democrazia diretta, cioè i cittadini non hanno voce a titolo. Tranne che il voto per il Parlamento europeo. Sì, il voto parlamentare, il Parlamento, però ci dovrebbe essere, c'è un'iniziativa legislativa in cui 1 milione di cittadini possono raccogliere delle firme per proporre delle materie da trattare, però non è vincolante. Cioè ci vorrebbe un vero e proprio referendum propositivo europeo in cui i cittadini possono proporre delle leggi e che vengano poi normate bene dal Parlamento. Sabrina Fred per l'Italia dei Valori, si suppone che ci possa essere una nuova generazione di eurodeputati che invece fa bene tutto quello che non è stato fatto bene fino adesso, questo è il tema della comunicazione, lei che ne pensa? Sì, io penso anche perché noi abbiamo mandato in Europa Eva Zanicchi, non ce la dobbiamo dimenticare, perché purtroppo è una donna intelligente, no, però te lo dico, bisogna avere anche delle competenze, perché evidentemente se il mestiere è quello del cantante, forse si fa benissimo il cantante, meno l'eurodeputato. Qualche volta allora, sono gli unici che sanno le lingue straniere. Chi? Ma in questo caso ne dubito, però diciamo che il ragionamento è sempre di portare avanti l'Italia perché possa avere un peso in Europa. Io credo che nessuno di noi qui può pensare davvero di arrivare a Bruxelles e rivoluzionare l'Europa, però ognuno di noi può fare la propria parte, con serietà, con impegno, con la consapevolezza che molte cose vanno cambiate prima di tutto in Italia, perché questa mancanza di trasparenza, questa gestione dei fondi europei che a livello locale funziona a volte e a volte no. Adesso tra l'altro c'è una tendenza all'accentramento notevolissima. Sostanzialmente la definizione degli investimenti si cerca di trasportarla più a livello centrale che regionale. Ecco, allora noi dobbiamo essere consapevoli che andremo in Europa a fare la nostra parte per chiedere maggiore trasparenza, maggiore efficacia nell'azione, perché è questo di cui l'Italia ha bisogno adesso, ma tenendo il contatto, come si diceva, con il nostro paese, perché innanzitutto è qui in Italia che bisogna riuscire a liberare i canali di comunicazione per fare in modo che quello che si decide in Europa possa essere efficace qui in Italia. Se l'Europa stanzia dei fondi e l'Italia non li mette dove vanno messi, mi scusi, non è problema dell'Europa. Magari dopo ci torniamo, però con la questione dei fondi, dei bandi europei, è una questione abbastanza avvolta nel mistero. Gli italiani non saranno bravi, e soprattutto le medie e piccole imprese, se non le grandi, ad entrare, diciamo, nel tema. Però vi siete resi conto che è una fatica improba entrare nel meccanismo di progettazione, di progettualità per arrivare ai bandi europei. Questo, secondo me, è una responsabilità della politica. Sentiamo invece sul tema della comunicazione e anche la comunicazione sui fondi. Non è dappertutto così, in alcuni casi sì, ci sono invece materie su cui è facile entrare, semplicemente noi non abbiamo la progettualità, altri paesi ce l'hanno, noi no. Allora sì, magari rispondo a tutte e due domande, sia quella relativa alla distanza che separa i cittadini dalle istituzioni europee, che è vero, che sono percepite come qualcosa di lontano da quello che si fa. E il problema è vero che nel governo delle istituzioni europee non c'è una vera rappresentanza democratica. Anche noi, se saremo eletti, purtroppo non avremo la possibilità di fare delle proposte legislative, ci limiteremo a ratificare, ad emendare le proposte che vengono fatte o dal Consiglio europeo o dalla Commissione. Si parla spesso di Europa intergovernativa perché di fatto l'organo che comanda è il Consiglio, dove invece di cercare un interesse generale per l'Europa si cercano i compromessi tra i singoli stati e prevalgono sempre i più forti, che sono la Germania e la Francia. Per questo si sente molto questa astiosità nei confronti di queste due forze. Cosa che si può fare per migliorare questo sentimento? Appunto, come diceva il collega, fare in modo che sia la Commissione sia il Parlamento europeo abbiano maggiori poteri e che quindi siano in grado di fare delle proposte legislative, di proporre al Consiglio e poi votare delle leggi che siano espressione del Parlamento europeo. E poi un'altra cosa che secondo me bisognerebbe fare è quella di ridurre gli specchi. Io credo che avvicineremo molto i cittadini alle istituzioni europee se da domani dicessimo che il Parlamento europeo, invece di avere 3 sedi, Strasburgo, Lussemburgo e Bruxelles, che ci costano come sprechi 200 milioni di euro all'anno, ne eliminassimo 3 e ne tenessimo solo una, credo che già questo sarebbe un segnale forte di avvicinamento tra i cittadini e la politica di Bruxelles. E poi per quanto riguarda invece i fondi europei,
Intanto mi vorrei correggere il collega Filippi, perché l'Emilia Romagna ha delle performance sui fondi europei che sono migliori del Veneto, che ahimè è la regione peggiore nel nord-est come performance. Io non ho detto che l'Emilia Romagna non riprende. Ah, no, mi sembrava di aver capito così. No. Comunque sui fondi europei ci sono due ordini di problemi. Allora, il primo è che molti di questi fondi europei vengono gestiti a livello di amministrazione o italiana o regionale, con tutte le difficoltà e i problemi di informazione, di sensibilità nei confronti della materia, che implica questo tipo di gestione fatta a livello italiano, che diciamo sconta tutti i problemi che scontiamo noi quando andiamo a confrontarsi con la burocrazia, e quindi che tutti conosciamo. Un altro tipo di problema è relativo a quei fondi e quei bandi che invece sono gestiti direttamente dall'Unione e che quindi hanno, diciamo, un carattere competitivo, e dove molto spesso i nostri territori, sia a livello di amministrazioni comunali piccole, sia a livello di imprese, università, eccetera, non riescono effettivamente a ottenere i fondi che in realtà meriterebbero. Allora, da una parte si può incidere sicuramente sulla modulistica, sia ex ante che esposto. Quello che diceva lei, i progetti sono molto complicati, spesso richiedono delle partnership internazionali di 2-3, quindi si può incidere sulla facilitazione per accedere. Dall'altra parte però bisogna che i nostri territori siano più competitivi, e quindi cercare di avere magari dei parlamentari europei, ma anche degli amministratori locali, che non appena escono delle opportunità per il territorio, mm-hmm, facciano in modo, quindi, che i territori competano. Anche i cittadini devono fare la loro parte, insomma, andate alla giacchetta agli eurodeputati, così. E guardi, un ultimo problema su questo, che l'ho toccato in prima persona perché per lavoro ho partecipato ai fondi europei. Ci torniamo dopo, perché parliamoci tra un istante, perché sennò violiamo tutte le gestiti dagli enti pubblici nostri territoriali. Sono come i contributi, vengono dirottati dagli amici dei nostri politici e dei dirigenti degli enti. Questo è indubbio. Bisognerebbe, i fondi europei dovrebbero essere gestiti da uffici dell'Unione Europea territoriali sparsi in tutte le regioni o nei capoluoghi. Adesso ci sono degli uffici dell'Unione Europea. Diceva, facciamo un'Europa che spenda un po' meno, per esempio non andando a fare il Parlamento in tre città. Beh, ma lì, se poi dovessimo aprire degli uffici territoriali, ci vuole l'unanimità, i francesi non la vogliono, non lo vorranno mai. No, è per dire che forse anche sedi territoriali dell'Unione Europea per gestire i fondi potrebbero diventare, come dire, un costo in più è l'unico modo per accedere facilmente, c'è una barriera di accesso che se vuole dire qualcosa fatto. Anche lei Filippi su questo, visto che ci siamo un attimo dilungati, 30 secondi. Gli uffici dobbiamo chiuderli, non dobbiamo aprirli, quindi aprire nuovi uffici nelle sedi regionali per distribuire i fondi vuol dire creare ulteriore burocrazia che poi è sempre sottomessa alla politica e non risolverebbe il problema. Se viene un ufficio in Emilia Romagna deve essere una dipendenza della regione. No, deve essere l'Unione. Non conoscono i problemi della regione. Se vengono due tedeschi in Emilia cosa fanno? Non fanno niente. Quindi è una burocrazia che noi non vogliamo. Vogliamo semplificare, invece vanno semplificati questi perché bandi. Perché volete gestire perché i soldi, credo, a vostro uso e consumo. Io credo che questi bandi, non parlare del Trentino che è una regione a statuto autonomo che prende un sacco di soldi. Dobbiamo smettere anche con queste regioni a statuto autonomo, perché è uno scandalo che in Italia ci siano sei o cinque regioni che prendono il doppio soldi rispetto alle altre, che tutte autonome. Come al solito trasformiamo il dibattito sull'Europa in un dibattito di politica interna. Questo è un vizio nostro.